Ho visto il presidente Stendardo, lo ringrazio per la presenza. Ho visto che in questi giorni, soprattutto alle giunte grilline, si rimprovera sui giornali la poca produzione di delibere e la poca riunione degli organi di giunta. Se dobbiamo mettere le delibere di giunta nostre, non basterebbe il cartellone. Quindi, più che la giunta che si riunisce quasi tutte le settimane, anche due volte a settimana, noi abbiamo pensato di mettere i consigli, perché se la critica è sulla questione delle delibere di giunta, figuriamoci su quelle dei consigli. I consigli di tanti paesi non si riuniscono mai, le commissioni anche nelle grandi città fanno grande fatica a riunirsi. Noi siamo un comune che lavora anche dal punto di vista della massima assise, che è l'assise consiliare, 24 consigli comunali in un anno e mezzo, e le commissioni permanenti convocate dall'insediamento ad oggi che abbondano. Capirete perché fra i primi posti c'è la commissione bilancio, naturalmente, con 30 convocazioni, la commissione affari generali, la commissione commercio, la commissione lavori pubblici, le commissioni elettorali. Questo è un municipio che anche con le opposizioni, perché le questioni consigliari sono questioni che riguardano tutti, lavora, non solo dal punto di vista della giunta, che è un organo interno che si riunisce. Questo per dare la dimostrazione alla città che quando si associa alla parola amministrazione pubblica coleferrina, diciamo, al termine amministrazione pubblica coleferrina, la parola immobilismo si dice una grandissima fesseria, insomma. Tutto siamo tranne che immobili. Forse si fa un lavoro veramente immane che serve ed è necessario a tenere in piedi la baracca, purtroppo. Anche noi gradiremmo lavorare, insomma, normalmente. A volte siamo costretti a lavorare di più del necessario. Una delle più belle soddisfazioni, andate piano queste slide, non è che mi sto dilungando, ho già cominciato a correre. Una delle più belle soddisfazioni che ci siamo tolti da poco tempo è quella della farmacia comunale. Non parlo del passato, nel passato sapete tutto, sapete dei centri estetici, sapete dei lettini solari, sapete delle sedi mega galattiche, sapete tutto, non vi devo raccontare niente. Del passato rimane poca cosa, rimane una società per azioni in liquidazione, rimane un liquidatore di un collegio sindacale che sono, diciamo, molto attivi, che hanno, diciamo, un rapporto con il tribunale quotidiano e che stanno curando la morte che tutti noi conosciamo come inevitabile di una società che non funziona più, che non c'è più e che ha smesso di esistere. Invece ne nasce una cosa diversa, ne nasce una cosa nuova che ci ha riempito di soddisfazione, perché il 22 ottobre del 2016 la farmacia comunale ha riaperto il centro commerciale Coop, ha riaperto davanti le casse, tutti la vedete, i lavoratori che prestavano il loro servizio nella vecchia farmacia comunale sono stati tutti reintegrati, svolgono ottimamente il loro lavoro nella nuova farmacia comunale, che ci sta sorprendendo, perché la nostra idea era un'idea giusta, il ritorno al passato era un'idea giusta. Ritornare alla Coop è significato tanto, insomma, un fatturato che dal 22 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, quindi vedete voi, insomma, il mese di novembre, praticamente il mese di dicembre, è arrivato a 211.000 euro. Con questo andamento la previsione è di avere un fatturato annuo di 1.200.000 euro, circa 100.000 euro in più rispetto al piano di previsione iniziale. Questo è molto confortante, perché significa che dalle opere faraoniche, almeno il risultato ottenuto fino ad oggi, è la scelta che non vendere la licenza del servizio farmaceutico ed aprire presso il centro commerciale è stata una scelta oculare. Non vendere la licenza è stata una scelta oculare, perché fondamentalmente la farmacia è rimasta al comune, gli utili della farmacia saranno del comune, dal terzo anno, se la farmacia sarà in attivo, pagherà addirittura l'affitto sulla licenza al comune di Colleferro. E in un momento nel quale il comune di Colleferro non ha una situazione di bilancio, diciamo così, armonica, e in un momento nel quale l'assessore Di Biase lo fa tutti i giorni, si tenta di disintossicare questo bilancio affinché questo bilancio possa reggersi come tutti i comuni d'Italia con le sue gambe e non essere schiavo dell'entrata della discarica di Colle Faggiolara,
avere la sicurezza che c'è un'entrata importante e che dal terzo anno addirittura oltre agli utili ci sarà da parte dell'azienda municipalizzata il pagamento dell'affitto sulla licenza, è per noi un motivo di grande orgoglio. Salvata la licenza, salvati i lavoratori, riaperto con grande orgoglio, riaperto con grandi prospettive dal punto di vista economico e dal punto di vista sanitario. Oltretutto, da gennaio, febbraio, la volontà dell'amministrazione è quella di ampliare i servizi e quello che rimane è solamente lo sguardo verso il futuro, lo sguardo riconoscente verso quei lavoratori che hanno tenuto in piedi la dignità della farmacia comunale, ai quali va tutto il mio rispetto, perché senza di loro questa avventura non sarebbe stata possibile, lo sguardo nei confronti della mia giunta, della mia maggioranza consigliare che ci hanno creduto sin dall'inizio, persino quando io non ci credevo e in un momento di grande tristezza avevo quasi gettato la spugna e pensato di venderla davvero la licenza, avrei fatto cassa, avrei incassato 600-700 mila euro che mi sarebbero serviti per tappare i buchi. Invece abbiamo tenuto la barra dritta tutti quanti come una vera squadra e oggi consegniamo alla comunità colleferrina una presenza importante che evita il monopolio e segna la presenza di un ente pubblico che funziona e non è un carrozzone mangiasoldi.